Quindi oggi facciamo una cheesecake al bicchiere. Formazione degli ingredienti: zucchero a velo, burro, biscotti, gocce di cioccolato, fragole e i due bomber della ricetta, ricotta e yogurt greco. Per prima cosa prendiamo il burro, prendiamo un bricchetto o un pentolino. Accendiamo il fornello, fuoco basso, e mettiamo il burro a sciogliere. Eccolo qui, totalmente fuso, lo lasciamo qui ad intiepidire. Nel frattempo prendiamo i biscotti e li iniziamo a sbriciolare con le mani. Se volete una granella di biscotti ancora più fine, potete usare un mixer ad immersione, ma così semplicemente con le mani va bene lo stesso. Ecco, ci siamo. Visto che rimangono questi pezzi un po' più grandi, ci aiutiamo con un batticarne per spezzettarli ancora meglio. Direi che ci siamo, abbiamo fatto una bella sabbiolina di biscotti, sono anche ben spezzati e ben tritati. Aggiungiamo il burro fuso per fare la nostra base del cheesecake al bicchiere. Ci aiutiamo con un cucchiaio e mescoliamo. Siamo pronti per fare la nostra base. Prendiamo 4 bicchieri. Queste sono le dosi per 4. Se siete in più persone a vedere la partita, aumentate le dosi. Sul fondo mettiamo questa granella di biscotti e burro fuso. Schiacciate bene. Perfetto, i nostri bicchieri sono pronti, la base è sul fondo, adesso mettiamo tutto a raffreddare in frigorifero, altrimenti cartellino giallo. Il bello di questo dolce è che oltre al fatto di dover raffreddare in frigorifero il bicchiere, non c'è cottura, non c'è congelamento e quindi potete prepararlo anche all'ultimo minuto. Passiamo alla seconda preparazione. Bulla, un setaccio, prendiamo la ricotta e setacciamola il più possibile. Assist da Casabaglio, se riuscite fatela scolare dalla sera prima, così perde tutta l'acqua, o meglio il latte in eccesso. Quando la ricotta è totalmente ammorbidita dopo essere stata setacciata, aggiungiamo lo yogurt greco. Diamo una mescolata. E aggiungiamo anche lo zucchero a velo. Un po' alla volta. Continuando a mescolare. Ecco qui, crema pronta, ma fermi tutti, bar! Nella ricetta della cheesecake al bicchiere non andrebbe il cioccolato, ma a noi piace farla ancora più golosa e quindi aggiungiamo le gocce di cioccolato, chiudiamo la revisione bar e andiamo avanti con la nostra ricetta. Dunque, aggiungendo gocce di cioccolato, continuiamo a mescolare. Direi che ci siamo. Ce lo mettiamo da parte e tagliamo le fragole. Togliamo semplicemente il picciolo. Le tagliamo in due. E ce le mettiamo da parte.
tagliamo un pochino perché poi ci serviranno come guarnizione e non solo del bicchiere. Prendetele se possibile piccoline, non usate i fragoloni tipo questo, prendete un po' più piccole tipo questa qui. Anche questa in due, perfetto, fragoline pronte. Riprendiamo i nostri bicchieri che si sono raffreddati in frigorifero e iniziamo a comporli, prima mettendo le fragoline sul bordo, in questo modo qua. Mettiamole tutte intorno al bordo per creare una coroncina di fragole in questo modo qui. La coroncina adesso la riempiamo con la crema che avevamo preparato. E il primo direi che è fatto. Procediamo con tutti gli altri. Abbiamo lasciato il nostro dolce a raffreddare in frigorifero per circa una mezz'ora e quindi adesso siamo pronti per gustarlo, ma non prima di aver aggiunto, perché ci piace, un paio di gocce di cioccolato on the top. Sai che c'è? Io stavolta me lo assaggio. Buona, molto buona, la nostra cheesecake al bicchiere, pronta per casa Baglio. Triplice fischio. Per preparare la cheesecake al bicchiere di casa Baglio abbiamo fuso il burro in uno scaldalatte e spezzato con le mani i biscotti in una boule. Dopo che il burro si è intiepidito, abbiamo aggiunto i biscotti e creato la base dei nostri bicchieri. Nel frattempo abbiamo setacciato la ricotta e aggiunto lo yogurt greco, lo zucchero a velo e le gocce di cioccolato. Dopo aver mescolato, abbiamo creato una corona di fragole all'interno del bicchiere e riempito con la crema che avevamo preparato.